Buon sabato sera, ben ritrovati anche questa sera la possibilità di stare in vostra compagnia per fare un po' il punto della situazione dal punto di vista sportivo, della battaglia continua contro il coronavirus, ma stasera ci confronteremo, studio e i due collegamenti a casa già approntati, su quale fra tre storici potrebbe essere o i nostri protagonisti di questa sera scelgono come il numero 10 della Fiorentina, ma vi spiegherò tutto strada facendo, perché ovviamente essendo il momento dell'apertura dei cassetti della memoria è facile andare a tirare in mano argomenti magari già dibattuti, ma che comunque accendono sempre, soprattutto perché c'è la possibilità di vedere belle immagini del passato. In studio questa sera Enrico Roscitano, ciao Roscia, ben ritornato. Ciao, buonasera a tutti. A casa Vittorio Betti, ciao Vittorio. Buonasera a tutti. Lucia Petraroli, ciao. Eccolo Vittorio qua che ci fa compagnia, perfettamente così. Ciao Lucia Petraroli, che abbiamo già trovato buonasera, ieri sera. Buonasera, eccola. A tutti. E come di consueto, sulla tolda della nave dei messaggi e dei contatti con voi, questa sera Gabriele Taverni. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Come sempre 342-19-71-871 per contattarci, oppure alla mail a tuttogol@toscanatv.com. Bravo Gabriele per l'intervista di Manuel Pasquale. Grazie, di ieri sera, grazie. Bella, interessante, articolata, lunga, quindi non facile da gestire, ma la soddisfazione è che è stata ripresa da un po' di tanti... Sì, insomma, la soddisfazione è doppia, perché comunque insomma ci sono stati tanti, insomma, per chi l'ha vista e per chi poi magari la vuol vedere, è comunque in streaming e quindi la può trovare. Ci sono stati tanti aneddoti, insomma tanti racconti sulla sua storia, ma non solo, perché insomma ha raccontato anche la storia anche un po' della società, insomma di come si sono sviluppate alcune vicende. Io chiedo una cosa a Roscitano, poi ne chiedo una a te, sì. E poi sentiamo il parere di Vittorio e di Lucia. Roscia, il titolo di oggi, ripreso un po' da tutti su questa intervista di Gabriele a Pasquale, Della Valle mi aveva detto che sarei rimasto, che sarei diventato una bandiera della Fiorentina. Poi, ciao. Beh, è questo, è una cosa normale. Ah, no? È normale, ho capito. Quando si afferma una cosa, poi deve subito il contrario. Quando confermo un allenatore, il giorno dopo è andato via. Quando confermo un giocatore, il giorno dopo si erano allineati al comportamento calcistico della Valle. Sì, su questo sì, sicuramente, anche perché suggerimenti non gli mancavano, in questo senso. Mentre invece vorrei che tu ci ricordassi perché gli è stata tolta e da chi la fascia di capitano. La fascia di capitano insomma è stata tolta da Paolo Sosa, perché comunque evidentemente Manuel Pasquale era un po' di troppo per certi atteggiamenti all'interno dello spogliatoio. Pare viola. Che lui abbia usato un termine particolare. Yes man, sì esatto, cioè, lui voleva lui, un capitano, Sosa. Paolo Sosa voleva un capitano yes man, in poche parole un suo soldatino, lo possiamo dire, un capitano che dovesse dar retta all'accentratore, che in quel momento era praticamente Paolo Sosa. E lo ha fatto anche bene, insomma, per alcuni mesi, non voglio insomma togliere di merito a nessuno, però allo stesso tempo insomma ho visto un Manuel che è rimasto abbastanza deluso da questa cosa, perché comunque non è facile accettarlo. Lucia che prima fa l'analisi di sponda viola, poi Vittorio che allargherà un pochino il concetto su queste due su questi due punti focali tra i tantissimi che ha raccontato Manuel Pasquale, tra cui anche la sua avventura con la Rai come commentatore tecnico e la sua nuova vita da tecnico. Per il momento, ancora non sa, allena con la Floria 2000, i ragazzi del 2005, per il momento. Poi Lucia, non so, su queste due dichiarazioni di Manuel Pasquali, Della Valle mi avevano promesso che sarei diventato una bandiera, Sosa mi ha tolto la fascia perché voleva gli yes men. Già in tempi non sospetti, caro Giorgio, questa magari è una chicca che posso darti, si era vociferato insomma molto su quello che era il rapporto appunto di Manuel Pasqual con la dirigenza della Fiorentina, soprattutto in quei momenti in cui il giocatore sembrava di troppo e non trovare appunto spazio all'interno della rosa. Erano venute fuori insomma queste specie di discussioni o comunque di frizioni tra le due parti, cioè fra Manuel Pasquale e la dirigenza della Fiorentina, appunto in questo caso Andrea Della Valle, come lui stesso ha ammesso poi nella bella intervista che ha fatto Gabriele Taverni.
Ovviamente quello che posso dire, conoscendo insomma e avendo seguito il percorso di Manuel Pasquale, si può dire che lui sia un giocatore a 360 gradi, cioè non soltanto un giocatore, e scusatemi se metto le virgolette, ma soprattutto un uomo spogliatoio con veramente un'intelligenza importante, cioè un uomo, un giocatore che riesce a far gruppo, che riesce a capire la sensibilità, i momenti, quello che dovrebbe essere appunto un vero capitano sempre. Quindi capisco, avevo percepito già all'epoca questa sua sensibilità e l'essere messo da parte, quanto lo abbia fatto soffrire, in virtù del fatto che poi comunque la fascia gli è stata poi resa a Manuel Pasquale, e di fatto all'interno dello spogliatoio, quando c'era lui, c'era veramente un gruppo molto importante e di carattere, perché di fatto Manuel è un giocatore, è stato un giocatore di carattere, un uomo di carattere, e credo che avrà nella sua, diciamo, carriera anche quella da allenatore. Già lo sta in piccola parte facendo in questo momento, sta muovendo i primi passi, ma credo che insomma la sua ambizione sono le giovanili della Fiorentina, può insomma con questo carattere, con questa questa percezione che ha dello spogliatoio. Lui ha detto: bisogna insegnare ai giovani a capire qual è il sacrificio, cos'è il sacrificio. Insomma, queste mi sembrano parole importanti. Giorgio, un dettaglio, poi concludo. Sì. Una cosa anche che mi ha colpito molto è quell'episodio, insomma, della fascia che è stata data prima a Jovetic e poi a lui, perché secondo me fa capire alcuni dettagli che poi fanno la differenza all'interno di uno spogliatoio e di un organigramma. E per questo, guarda, sei stato bravissimo sul tempismo di intervento, perché vado da Vittorio, che ha tra tutti noi tantissima esperienza su panchine di basket che contano, per cui il rapporto allenatore e capitano basket è completamente diverso, credo, Vittorio, tra il rapporto allenatore e capitano calcio. Sbaglio? No, non sbagli, intanto perché diciamo che nel basket è più semplice, no? Si gioca in 5 in campo, però, e si gioca, e la rosa è di 12-14 giocatori. Ma nell'aspetto del basket in confronto al calcio c'è da sottolineare che, diciamo, forse è più l'allenatore in campo che serve a un coach rispetto a quello che invece serve nel mondo del calcio. Serve una persona che magari sta negli spogliatoi, ascolta i dialoghi, prende anche scusate, prende posizione. Virus, è solo fumo, eh? Non è virus, state tranquilli. Assolutamente sì, per Vittorio. Però io, se mi consenti, allineo a quello che ha detto nel telex precedente Enrico Rocitano. Nel calcio, come in quasi tutti gli sport, non c'è il sentimentalismo, bisogna metterlo in un cassetto. Perché il sentimentalismo forse ce l'hanno i tifosi, ed è comprensibile, ma nelle gerarchie all'interno di un gruppo questo lascia il suo tempo. Pasquale come giocatore era addirittura d'arrivo, lo dimostra il fatto che dopo poco tempo è andato a giocare a Empoli, ma poteva anche smettere di giocare. Quindi i Della Valle possono raccontarci quello che vogliono, che lui era il capitano, quello che vuoi, però scusate ma è una serata così, però La storia ci insegna che la verità è diversa. Quindi poco a poesia, poco sentimentalismo, molto diciamo un ragionamento pragmatico, capito? In quel senso lì Paolo Sosa secondo me ha fatto questo tipo di ragionamento, che non è soltanto lo yes man, ma io credo anche che serviva a lui una persona per cercare di aprire un corso nuovo. Non ci è riuscito il filosofo kantiano, l'amante di Nietzsche e compagnia bella, cioè il grande allenatore Paolo Sosa, non ci è riuscito, ma si arriva a un momento della carriera, della storia di un club, Vittorio, in cui qualcuno si deve fare da parte. Scusate, sono molto cinico, ma Enrico me lo può confermare. Quando Pirlo andò via dalla Juventus sembrava che Marchisio fosse il grande capitano aggiunto di quella squadra che aveva già un capitano come Buffon. Non è successo nemmeno lì. Quindi voglio dire, la storia ci insegna di casi analoghi. Maldini
Maldini, che addirittura fu contestato dai tifosi, quasi lo accusavano di non voler più, o accusava la società di non volerlo inserire in un gruppo, è fisiologico, secondo me è una cosa fisiologica. Ricordo. Il capitano ormai, ragazzi, è una cosa diversa. Quando in una squadra ci sono, come l'Atalanta, 10 giocatori su 11 stranieri, cioè cosa può servire una figura sentimentale, un totem in un gruppo? È difficile farlo. Quando Giorgio, se 8-9 giocatori, per esempio, parlano lingue diverse, è un problema serio, cioè, capito? E noi ci siamo arroccati a una strategia di qualche anno fa, ora non c'è più, non esiste più. Poi sinceramente, Lucia, col benvenga, poi vado da Enrico. No, ma benvenga, dico, a fronte di squadre che sono composte quest'oggi soltanto da giocatori stranieri, che ci sia un personaggio, per esempio, adesso abbiamo citato Emmanuel Pasquale, ma comunque un uomo che conosce l'ambiente, che ha una fiorentinità innata, nel senso ce l'ha dentro di sé, che è cresciuto e ha vissuto quella che è la storia della città, del club, eccetera. Ben venga di fronte a una totalità in questo momento di squadre che hanno soltanto giocatori che non hanno minimamente il senso della maglia e dell'appartenenza a una squadra, uomini come tu hai citato, Pirlo, Maldini e Emmanuel Pasquale, che sanno perfettamente cos'è la squadra dove appartengono. Da che mondo è il mondo, almeno nel mondo del calcio, il capitano è sempre stato scelto per carisma, per esperienza, per capacità di interloquire. Ora si va sul numero di presenze, più che altro. Sul numero di presenze però ci vuole sempre l'avallo del dello spogliatoio, l'avallo del gruppo. Quindi io sono d'accordo con Vittorio quando parla, non si è trattato di scegliere un yes man, si è trattato probabilmente, si sapeva, era nell'area che Pasquale era in procinto di emigrare, parlando un termine d'uso oggi, e quindi si è dovuto scegliere un suo uomo di fiducia, ma con l'avallo naturalmente di tutto lo spogliatoio. Come Vito? Ha ragione Enrico, perché quando il capitano non è in campo, ragazzi, si fa fatica, capito? Anche per lo staff tecnico, pensare che ci possa dare una mano. Cioè, se il capitano serve solo per i giovani, Vittorio, per interloquire con lo spogliatoio è un conto, ma la storia ci insegna che i tempi sono cambiati e quindi, voglio dire, è una cosa fisiologica, è una Vittorio, cosa senti fisiologica. Gabri, senti Gabriele che ha da farti una domanda. Giorgio, poi volevo dire una cosa. Sì, arrivo, Luci, grazie. Formi. Vittorio, io ti rispondo così, diciamo. Forse non ci sente, Vittorio. Vito! Sì. Ci senti? Ma certo che sei. C'è Gabriele che aveva una domanda da farti. Al di là del capitano però, io mi riferisco magari anche all'esperienza, ora prendiamo l'esempio di Pasquale, quindi il Pasquale calciatore all'epoca. Secondo me, insomma, ora magari la Fiorentina dell'epoca era una squadra un po' più matura di quella attuale, però secondo me, insomma, al di là del concetto di una fascia o meno, un calciatore per me, per come vedo magari in questo momento anche il calcio, secondo me un calciatore d'esperienza in più in una rosa può far comodo, al di là di tutto. Sì, ma se non noi è una stiamo figura valutando, Gabriele, sì, un'altra cosa, cioè come può servire in questo caso Manuel Pasquale, che è un grandissimo giocatore e lo sta dimostrando anche come commentatore televisivo, che la sua esperienza è importante, quanto possa servire in un gruppo. Ti faccio un esempio che magari tu non conoscerai i nomi, ma Giorgio li conosce molto bene. Io ho allenato un anno una squadra nel campionato di C1 di basket, l'Agliana, lo possiamo dire, e avevo Mario Boni. Mario Boni è, cioè, l'essere Mario Boni più complicato da allenare da parte di chiunque. Mario Boni, sì, ogni allenatore di pallacanestro dovrebbe scappare dal ruolo di allenatore. Però come risolveva le partite? Lui si arrabbia. Cioè, io avevo un altro giocatore che ci aveva 300 presenze nel campionato, uno dei totem di quella squadra, ma non mi serviva dal punto di vista intellettuale, cioè, capito, nel rapporto. Termine corretto. Cioè, a me mi serve ha detto bene Enrico, un uomo carismatico, cioè una persona che si sappia imporre in certi ruoli. Quante volte abbiamo detto nel campionato di calcio, ma lui fa il capitano e non si impone. Cioè, io ve ne cito uno, Totti,
Totti, che può essere un uomo da per i selfie o per gli autografi, come vuoi, ma mi devi dire quale carisma poteva dare in campo a giocatori che arrivavano ogni anno da tutti i campionati europei. Nello spogliatoio, cioè, si zittivano tutti, problema, anche Spalletti ce l'ha avuto questo problema. Questa storia l'hanno raccontato tutti. Vai, vai Lucia, vai. No, l'hanno raccontato tutti di questa storia appunto di Totti, che quando entrava negli spogliatoi tutti si assettivano perché doveva parlare lui. Oltre a questo, scusami Giorgio, ma volevo darti un'ultima notizia, perché abbiamo parlato di Maldini di 10 minuti fa, la notizia che Paolo Maldini e suo figlio Daniel sono positivi al coronavirus. Borda. Lo hanno comunicato in una nota il Milan con appunto la positività di padre e figlio, sono già in diciamo da 15 giorni anche loro in casa e prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica. Vittorio, ho una domanda per te. Possiamo aggiungere anche in questa sezione, che la conferma è arrivata pochi istanti fa su tutti i siti, che sono positivi Dybala e la fidanzata. Sì, loro sono. Poi se, non so se aprirai una finestra. Sì, poi arriviamo all'argomento. Arriviamo all'argomento Quindi Maldini è arrivato adesso, infatti c'è in... Gabri, una domanda che esce un po' dagli schemi, Vittorio. Ti chiede Stefano Dallucca se conoscevi Gianni Mura e secondo te qual è l'insegnamento che lascia ai giovani giornalisti sportivi? Ecco, gradisco questa domanda perché ti ho detto poco fa, volevo fare un ricordo perché Gianni Mura io l'ho conosciuto personalmente, l'ho conosciuto per le mie esperienze anche insieme a Giorgio, anche se su sponde diverse, di Pay TV, che a quei tempi avevano anche altri nomi, possiamo anche dirli, cioè Telepiù, ancor prima Capodistria, eccetera. Gianni Mura è un grande maestro, perché è stato un grande maestro per me. Io l'ho conosciuto e l'ho apprezzato, perché oltre all'ironia, molti lo hanno affiancato oggi un po' alla figura di Gianni Brera, no? come diciamo situazione di non solo di esperienza ma anche di acume giornalistico. Ma Mura aveva qualcosa secondo me in più, sapeva analizzare spesso anche con grande ferocia giornalistica, ferocia fra virgolette, gli aspetti anche del mondo dello sport. Io l'ho conosciuto Giorgio quando esplose improvvisamente la bufera della Juventus con la penalizzazione, la Fiorentina retrocessa in C2, insomma, e lui lo vidi, lo apprezzai, lo lessi, era una persona che riusciva a mettere e a focalizzare tutte le cose e poi secondo me era un grande uomo dotato di uno spirito straordinario. Perdiamo molto con la sua scomparsa, soprattutto anche a un'età relativamente giovane di appena 74 anni. Giovanissimo. Io posso aggiungere che perdiamo un grandissimo giornalista, e su questo non ci sono dubbi, basta leggere, ma perdiamo anche un grandissimo scrittore. Bravo. Perché è autore di libri che hanno avuto dei premi, quindi soprattutto gialli, thriller, quindi era proprio la persona adatta. Lui scriveva giallo in modo feroce nel calcio, ma in modo feroce anche come scrittore di libri. Ma lo sai Enrico, sì? Ma lo sai la grande qualità di Gianni Mura qual era? Di essere bravo in tutto, di scrivere di gialli, di parlare di un derby Milan-Inter, della crisi della Roma o gli scudetti conquistati dalla Juventus. Quindi era una bellissima foto, grazie a Massimo Brigato che ce la propone nella nostra regia. Era una persona straordinaria, guarda, una persona. E poi, fra l'altro, i migliori giornalisti sono quelli che stanno dietro le quinte, ricordatelo. E non hanno un proscenio ormai quotidiano come accade in tutti i network e in tutte le varie. Bravi per aver fatto questo ricordo. Chiudo dicendo che... No, posso chiudere con una sola semplice cosa, che il primo articolo di Gianni Mura, che è stato scritto per la Gazzetta della La Rosea, lui usciva da scuola, è stato rigettato dall'allora direttore perché dicendo è illeggibile. No, illeggibile. Posso raccontare una cosa che ho letto proprio sulla Gazzetta, Giorgio? Come no, Lucia?
che lui c'è un articolo molto bello di oggi su Gianni Mura sulla Gazzetta dello Sport online, dove raccontano come lui sia entrato alla Gazzetta dello Sport. La figlia del professore dove lui era a scuola disse a suo padre, perché il padre gli chiese chi è il migliore in italiano, e la figlia rispose il nome appunto di Gianni Mura. Da lì preso direttamente alla lettera le parole della figlia, fece incaricare, insomma, avevano la necessità appunto di nuovi giovani alla Gazzetta e lui fu reclutato così. Ecco, questo è il racconto che c'è stato oggi alla Gazzetta. Il primo articolo è stato cestinato. Brava Lucia, anche perché comunque dopo quel primo articolo ne ha scritte tante, tanto che nella vulgata giornalistica ai giovani giornalisti si diceva, sfogliando la mazzetta dei giornali quando entravi in redazione con tutti i giornali, ci sono tre articoli che devi leggere, parlo di quelli che facevano sport ovviamente, ci sono tre articoli che devi leggere prima di tutti: Bruno Raschi, Gianni Mura e Gianni Brera, poi tutti gli altri. Questo tanto per dire chi faceva quel mestiere, a che punto metteva come riferimento questo Gianni, il nome di Gianni Mura assieme a uno come Bruno Raschi e Gianni Brera. Si perde si impoverisce il nostro mestiere con la perdita di firme di questo genere. Abbiamo fatto anche questo ricordo, siete stati bravi, sollecitati da una domanda a casa, ma ci stava, e come se ci stava. Ancora da casa qualche cosa, Gabri? Positivi anche Paolo Maldini, appunto, ci chiedono il che vuol dire settore giovanile, anche secondo voi c'è il discorso Vittorio, che è tra tutti noi il più addentro alle segrete cose del Covid-19. Sì, assolutamente sì, perché considerando il fatto che il figlio di Maldini gioca anche e ha giocato fino a poco tempo fa nella primavera del Milan, quindi ci sarà un allargamento anche di quarantena per la squadra primavera del Milan, non so se lo era già, ma insomma in ogni caso ti posso confermare questo. Volevo dirti, se posso, visto che siamo entrati nel Covid, non so se la serata è adatta, però c'è questo aspetto inquietante di questa intervista del professor Le Foche, che è un noto immunologo dell'Umberto I, che parla del concetto della partita zero. La partita zero di Champions League Atalanta-Valencia avrebbe scatenato, secondo il professor Le Foche, ma poi giungono anche, diciamo, conferme su questo tipo di dichiarazione anche dalla Protezione Civile e dall'Istituto Superiore della Sanità, con 45.000 persone presenti anche 24 ore prima per le strade di Milano, 43.000 circa provenienti da Bergamo e 2.500 da Valencia, sarebbero stati un focolaio, una specie di polveriera che abbiamo visto che cosa ha portato sia nella zona lombarda e quindi fra Bergamo e Milano, sia anche quello che ha portato in Spagna, perché a Valencia le positività al coronavirus sono giunte pochi giorni dopo proprio quella partita, ed è coinvolto, lo sai anche te, un collega giornalista che fra l'altro è ancora in terapia intensiva all'ospedale di Valencia. Quindi è una situazione che valutiamola come vogliamo, ma è una situazione inquietante. Questo ci fa capire come sia stato possibile, perché tanto sai come la penso, come sia stato possibile continuare a giocare in Italia e con l'avallo della FIGC e della Lega di Serie A, come sia stato possibile giocare in Europa fino a pochi giorni fa. Era una specie di suicidio di massa e le conseguenze purtroppo le stiamo portando dietro. Giorgio, sono 35 giocatori appunto, cioè l'entourage diciamo del Valencia coinvolto in questa situazione. Non soltanto lo stadio viene preso di mira per appunto l'Atalanta-Valencia come partita zero, ma anche tutto il resto, cioè il contorno, birra in comune, metro piena, quindi tutto quello che è stato appunto il percorso anche prima e dopo proprio della partita. Quindi i vertici della FIGC e della Lega di Serie A continuavano a quei tempi a sostenere che si doveva continuare a giocare finché non c'era una positività. Cioè sono follie, capito Giorgio? Cioè non è possibile che viviamo questa emergenza in compartimenti diversi.
Sì, il mondo del calcio ha vissuto in compartimenti diversi. Ci fermiamo per la pubblicità, poi vengo da Enrico Roscitano cercando di farti fare da traghettatore da questo argomento trattato dal punto di vista sanitario a questo argomento trattato dal punto di vista sanitario sportivo, perché sicuramente mi devi dire la tua su una fuga autorizzata ma strana che potrebbe essere foriera di novità di mercato. La pubblicità e poi torniamo. L'antica Osteria del Sole nel cuore di Montelupo Fiorentino è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frollare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i 7 cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Di trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Caffè Pasticceria La Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni e paste notturne. Un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria La Repubblica, una sosta imperdibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria La Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in Viale della Repubblica 156 a Prato. Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Depliant, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Allora, proseguiamo e entriamo nell'ambito e nel momento della trasmissione che diventa propriamente attualità, perché Enrico, Covid-19, avete sentito stasera Paolo Dybala e la fidanzata, Paolo Maldini, evidentemente il sabato di primavera hai Paolo meno sfiga in questo periodo, Paolo Maldini e il figlio tutti in quarantena. Ieri mattina il tuo amico Higuain, volo privato, piglia e in barba a tutti i divieti del globo terracqueo va
per una causa estremamente giusta e difficilmente toccabile, cioè garantirsi che le condizioni di salute della mamma fossero perfette, però vai in Argentina. Domando, tu, autorità argentina, che oggi o domani leggi che Paolo Dybala, che era stato fino a due giorni prima assieme a Higuain, risulta positivo al coronavirus, tu, autorità argentina, che ricevi Higuain, che fai? No, sicuramente, allora, anche questa decisione di Higuain avallata dalla società, sai, dopo aver detto a Ronaldo vai da tua mamma, fai quello che ti pare, non potevano dire di no. La mamma di Higuain ha avuto un ictus, quindi era in grandissime condizioni, e allora hanno dovuto dare l'assenso. È sbagliato. Piani Chedira, perdonami, che problemi familiari avevano? No, probabilmente poi hanno ognuno inventato. Vabbè. No, ma è sbagliatissimo. Io sono d'accordo, scusami Lucia, io sono d'accordo con Vittorio quando parla che si doveva mettere tutto, chiudere le barricate, finire i campionati, finire tutto e fare quarantena per tutti. Ma non si doveva neanche aspettare il primo. Il mondo del calcio era ancora intonso da questa cosa, chiudi. Sicuramente dovevi chiudere. Perché Enrico si continua a sbagliare in tutto. Nei giorni in cui il Presidente del Consiglio aveva già dichiarato zona rossa Codogno e dintorni, doveva bastare quella, si sono disputate delle partite a porte aperte, ok? Sì. Perché ce lo ricordiamo. E quindi si parla adesso di aggregazione, di chiudere i giardini perché tre persone fanno jogging quando ce n'è 40-50 allo stadio. Cioè, è una cosa incredibile, che sia il sud o che sia il centro o che sia il nord, tutto doveva essere chiuso, e invece con una sufficienza clamorosa è stato mandato avanti tutto. Aggiungo sulla Juventus, Enrico, che è partito anche Douglas Costa, capito, in queste ore, perché è una notizia ufficiale. Quindi io mi chiedo, il Corriere dello Sport e Tutto Sport ora nei siti online, nella home page, parlano di Higuain è negativo al tampone ed è partito per raggiungere la famiglia. Ma il fatto sia negativo adesso non è comprovato che lui non abbia ricevuto qualcosa dallo stesso Dybala. Quindi lui doveva essere subito messo in quarantena, minimo 14 giorni. Mi trovi d'accordo, Higuain è partito quando i 14 giorni non erano ancora trascorsi. Esatto. È partito a metà settimana. Quindi questo non è illegale, non so come definire, sicuramente è da codice penale. Perché Vai Lucia. Reato di inosservanza di vieti della pubblica autorità. Brava. Per chi può trasmettere il contagio, in più si aggiunge anche il reato di epidemia colposa, quindi questo è da decreto del 28 di febbraio, quindi chi viene a contatto con un positivo deve essere messo in quarantena di 14 giorni, provvedimento tassativo imposto dall'unità sanitaria del decreto del 21 febbraio, no 28, scusate. Ma io i medici voglio della capire, Juve scusate, hanno denunciato voglio capire la circostanza. Cosa abbia fatto la Juventus? Aspetta, Vittorio. La Juve non ha messo la quarantena? Per quale motivo? Si parla di isolamento volontario. Oggi l'avvocato Romanelli sul Corriere dello Sport Stadio ha detto che l'isolamento volontario non esiste. Cioè, esiste la permanenza domiciliaria fiduciaria per le persone che provengono da zone a rischio o la quarantena con sorveglianza attiva per chi ha avuto contatti stretti con positivi. Lucia, scusami. Vittorio, poi vado da Gabriele e poi Enrico. Vai, Vito. La quarantena è uno decidere di andare in quarantena volontario perché fa bene, nel senso che Dario Nardella, sindaco di Firenze, è uscito oggi dalla quarantena volontaria perché non aveva nessun tipo di sintomo né era positivo al coronavirus, aveva incontrato il segretario del PD Zingaretti e si è messo in quarantena volontaria. Quindi è una cosa normalissima. Diciamo che è senso civico, via, è senso civico.
decidono di stare in casa in questo modo. Scusa Vittorio, vai. Il problema del mondo del calcio è che non capisce, non capisce queste situazioni. Cioè capitano, se sono capitate 8 alla Sampdoria, 2 o 3 al Sassuolo, 5. Quello che è, ormai... Ma si parla già di riprendere gli allenamenti. Questa è veramente la cosa che fa paura. Il Napoli l'ha già indetto il 25 ufficiale. Sì, ma il mondo del calcio. Addirittura la Lazio lunedì. Io parlo del mondo, no, sì, le società, le istituzioni hanno fissato nel 3 aprile la ripresa degli allenamenti. C'è Lotito che li vuole iniziare lunedì. Queste cose fanno paura, ma il mondo del calcio in questo senso che fa paura, perché non si... No, sembra non capire le situazioni. Forse... Enrico. La programmazione aspetta, all'emergenza sanitaria, cioè quelli che sono adesso fuggiti, perché si parla di fughe, no? Sì. Perché, ecco, Ronaldo e company dovranno osservare poi 14 giorni di quarantena quando torneranno in Italia come da decreto, cioè questa è la legge. Sì. E così hanno detto, c'è da fare un'aggiunta e vado da Vittorio, qualora mai tornassero, perché... Questo era quello che volevo aggiungere al discorso, virgolette, sanitario-politico, per restare poi sul campo sportivo. Queste sanno tanto di fughe, ma non solo di fughe sanitarie, sanno come anche di fughe calcistiche. Come d'altronde è successo nel basket, che nel basket tutti gli atleti stranieri sono praticamente... Vado da Vittorio, poi da Gabriele per un altro angolo di analisi. Degli stranieri e del basket sono già tornati tutti a casa, in gran parte sono americani, ma sono anche slavi, vengono dai Balcani, ci sono anche dei russi, e poi capiremo cosa sta succedendo in Russia, perché questo è un grande mistero. In Russia stanno tutti bene, io me lo auguro per loro, ma in ogni caso non si sa niente di questo paese, ma questa è un'altra storia. Io vorrei capire una cosa, cioè come si fa, allora, è partito Higuain, Dybala è positivo, è partito in queste ore Douglas Costa, e la società dov'è? Allora io mi Agnelli in quarantena, che è tutto il mondo del calcio, la colpa non è dei giocatori, perché i giocatori si sa benissimo, e non voglio offendere nessuno, che fanno queste cose anche nella Fiorentina qualche anno fa tale Edmundo firmò un contratto dicendo io gioco a Firenze, però per un mese voglio andare al Carnevale di Rio. Cioè, succedono delle cose strane, più eccentriche. Vittorio, ti chiedo, però... scusami, a fronte delle dichiarazioni che dicano perché, dice, la società non poteva fare niente. Ma come la società non poteva fare niente? Dice, non c'era bisogno del consenso della società, stanno dicendo. Ma a me mi pare follia questa, no? Però perdonatemi. La società, il problema è che il mondo del calcio è marcio. E lo sta dimostrando di fronte a questa emergenza. Perché se quasi 400 sindaci del triangolo Lombardo-Veneto chiedono addirittura misure drasticissime per evitare la diffusione del contagio anche in queste ore, questa gente si permette di andare all'aeroporto. Ho letto alcuni articoli, dice, ha sviato i controlli all'aeroporto. Che cos'è? Il problema è che li avevano fatti partire, quello è il problema. Cioè, non l'ha visto nessuno, addirittura ha fatto un volo dalla Francia, è andata in Spagna, è andato in Spagna, dalla Spagna è andato in Sud America. Cioè siamo a livelli di leggenda, cioè in tre aeroporti non hanno capito che c'era Higuain. Lucia, hanno il jet privato, Vittorio, hanno il jet privato. Lucia, perdonami, volevo ritornare sulla considerazione che stai facendo tu a proposito del coinvolgimento della società. Nell'ordinamento giuridico sportivo questo tipo di situazione non viene catalogato come possibilità da parte della società di, virgolette, bloccare un giocatore. In questa casistica non c'è nessun ordinamento giuridico sportivo che permetta / obblighi la società a dire al calciatore no, tu non vai via. Però scusa, qualunque Giorgio, posizione in questo momento le società di calcio, Juventus, come le altre squadre, perdonami, è questa la domanda. Perdonami, concludo il concetto usando un aggettivo. In questa situazione l'ordinamento giuridico sportivo pone le società in una zona
neutra, dove non hanno obblighi e responsabilità. In questo tipo di situazione, quello che doveva essere fatto è, come stiamo a casa noi o giriamo noi con l'autocertificazione per venire a lavorare, per carità, le condizioni di salute della mamma di Higuaín erano motivo di estrema necessità. Lo dico, resta il fatto che da qui andare in Argentina è lunga. Posso dirti una cosa, Giorgio, poi concludo? Vai, anche una mia amica a casa, in ospedale, a Careggi, il suo babbo, e non può andarlo a trovare, sono 15 brava, giorni. Brava. E cosa facciamo allora? Brava, brava. Questa è la differenza tra noi comuni mortali e loro superdei. Questa è la differenza, questa è la differenza. Sì, il problema è proprio la diversità, perché il personaggio Higuaín prende un jet privato che parte da un aeroporto. È ancora più il permesso grave, gli sarà stato peggio. Dato al pilota di partire. C'era la polizia. Più grave. Nessuno ha fatto nulla. Quindi probabilmente se avessi preso io un treno per andare a Reggio Calabria, ma a quest'ora eri già beccato prima alla stazione. Vittorio, scusa, cosa stavi dicendo? No, dico che è ancora più grave se ha usato un jet privato, perché in questo clima in cui gli aeroporti sono chiusi, e sapete benissimo che per l'emergenza coronavirus voli da e per l'Italia sono in questo momento stoppati, nessuno può scavallare questo problema, perché magari lui, beato lui, c'ha i soldi per noleggiare un jet privato e prendere un aereo e andare dove gli pare, andare anche sulla Luna. Non è possibile, non è possibile. C'è una lista di coloro che stanno a bordo, c'è un equipaggio e c'è i controllori di volo, ci sono i controllori di volo che devono parlare di questo. Quindi è un fatto gravissimo. L'equipaggio che ha accompagnato Higuaín in Argentina dovrebbe obbligatoriamente, per la proprietà transitiva dei termini, Dybala positivo al coronavirus, Dybala vicino a Higuaín nel periodo precedente alla partenza di Higuaín per l'Argentina, l'equipaggio che ha portato Higuaín in Argentina deve andare in quarantena. E questa è la spiegazione semplice del perché bisognava fermarsi tutto prima. Giorgio, sì. Ma tutto questo anche, Giorgio, c'è il rientro anche da mettere in conto. Se l'Argentina o i paesi se dove ci sono sarà mai giocatori. Lucia, se ci sarà mai un rientro, se ci sarà mai, sanitaria saranno loro o saremo noi, faranno rientrare? Non lo so se ci sarà la volontà di rientrare. Lo sai cosa succede? Questo è un altro discorso. Questi giocatori sanno che non si giocherà più. Non avete capito il problema? Questi sanno, sono partiti perché sanno che non rientreranno in Italia. Perlomeno in questa primavera, inizio estate, non si giocherà più. Ragazzi, ma c'è un'emergenza, basta leggere le cifre di tutti i giorni che ci spaventano. Non possiamo noi. Hai ragione Vittorio, però il governo calcistico ha fatto, sanno che non torneranno. Ha fatto trapelare due date, 26 maggio al 26 aprile al 20%, 3 maggio all'80% riprenderà il campionato a porte chiuse. 3 maggio a porte chiuse. 3 e 10 maggio, la data mi sembra troppo era fatta anche quello intaccando la prima settimana di luglio. Però io ancora una volta sono d'accordo con Vittorio, perché anche secondo me è molto difficile che possano venire rispettate queste date. Io non le avrei neanche fatte. Però ci rendiamo conto che comunque però questi giocatori non saranno che è molto mai difficile pronti a livello fisico. Iniziare ma come minimo ci vorranno 15 giorni prima dell'inizio del gioco. Devi dare almeno uno alla volta. Scusa, uno alla volta. Devi dare almeno un mese prima per la preparazione. No, e quindi devi partire. Qui contesto tutti e tre io. Sì, perché perdonatemi, al 25 di agosto, quando ci troviamo per la prima giornata di campionato, tutti gli allenatori, nessuno escluso, dice la preparazione non è ancora finita perché Tizio è arrivato tardi. No, Caio... è una situazione diversa questa. Allora si va in vacanza. Ricomincia a fare allenamento 15 giorni prima. Il ritiro vanno a luglio, il ritiro le squadre. Sì, dopo 10 giorni vanno a fare le tournée. Non ti puoi allenare, è obbligatorio non allenare. Riprenderai a fare allenamento la settimana dopo Pasqua. Dalla settimana dopo Pasqua al 3-10 di maggio, c'è circa un mese, 10 giorni. Pasqua è il 16.
No, Pasqua è, è il 12. Rientri a fare allenamento martedì 14 aprile. Dal 14 aprile al 10 di giugno, al 10 di maggio, hai un mese. E la Madonna, non fai tempo a fare la Io mi auguro che possa. Io mi auguro per il calcio che sia così. Solo che io non la penso che possa essere verificata questa situazione. Vedremo. Intanto Gabriele Taverni vi propone, Lucia e Vittorio, una riflessione su una cosa che ha a che fare con il momento che il calcio sta vivendo e che ancora una volta il calcio non fa. Esatto, Giorgio, facciamo come sempre la premessa chiaramente dell'emergenza sanitaria che è prima di tutto. Su questo insomma non ci piove niente, mai. Però insomma, come dici tu spesso, Giorgio, insomma, il nostro lavoro è un lavoro come gli altri e dobbiamo parlarne perché comunque ci sono episodi insomma negli altri sport, penso, so per certo del ciclismo, so per certo della pallavolo, in cui vengono organizzate comunque call conference, se proprio, o video chat, che danno modo allo sportivo, al campione di turno, di poter parlare, di poter dare anche magari materiale, no, ai giornali, ai media, per poter poi. Mentre nel calcio in questo momento sta succedendo un po' una cosa bizzarra. Tu contesti il fatto che il mondo del calcio è, virgolette, anarchico, perché ognuno fa quel caspita che ne ha voglia di giocatori, esatto, tenendo contatti con, mentre dalle altre parti Giorgio, i contatti con la stampa sono organizzati. Faccio anche un altro esempio che mi viene in mente adesso. D'estate, una volta che è finito il campionato, fino a quando il campionato poi non riparte, il calciatore va in vacanza. Sì. Bene, il calciatore è sempre sotto contratto. Perché? Va bene che ora ripeto, c'è l'emergenza sanitaria e tutto, sì, però al di là di quello, come mai allora durante l'estate non facevano call conference? Cioè, nel senso, quello che non capisco io è questo, che adesso tutti liberi e chiacchierano, esatto, tutti e va bene e lo fai in estate, esatto, non va bene? Questo non hai una non, risposta, Vittorio? Non mi torna. Ma io sono sconcertato da questo scenario, perché noi si sta parlando di allenamenti, di recuperi, ma ragazzi, ma qui è ferma una nazione, è ferma l'Europa. Cioè, come si può immaginare che possa ripartire anche a porte chiuse un campionato X, che può essere quello della Serie A, quando dentro un terreno di gioco ci sono 22 giocatori in campo, le panchine, lo staff, i massaggiatori, cioè ci sono 100-150 persone come minimo che assistono a questa partita e vi partecipano, quando in tutte le città d'Italia, persino i piccoli paesi, vengono sigillati i parchi, i giardini, perché non possano entrarvi 2-3 persone. Ragazzi, perdonatemi, cioè, stiamo parlando di niente. Perdonatemi. Siamo su Marte. Voi state giustamente sottolineando una situazione di ora. Se per le date verso le quali tutti speriamo di arrivare prima, il più presto possibile, perché vuol dire cercare di tornare alla normalità, continua a essere come adesso, non credo che bisogna preoccuparsi di campionato. Ci possiamo sparare tutti, perché se al 3 di maggio siamo ancora nella condizione di ora, vuol dire che il mondo è finito. Allora, siccome la convinzione generale è che il mondo non finisca, fortunatamente, ogni singola attività cerca di pianificare il più possibile nel futuro quella che può essere la sua ripresa di vita. Perché se non pensiamo così, è vero che adesso bisogna sottolineare il rischio, ma se non cerchiamo di essere anche dei propagandatori sani di un po' di serenità futura, lontana a quello che vogliamo, ma dando la certezza alla gente a casa che a quella serenità arriveremo, qui noi veramente possiamo chiudere tutti baracca. Ecco perché credo che incominciare a parlare di date future del mondo del calcio, perché è il mio mondo, è il nostro mondo, poi mondo industriale a me non tocca, però incominciare a dire che il futuro del calcio potrà ripartire a porte chiuse, a porte sbarrate, giocando in 5 invece che in 11, saranno tutte cose da vedere, ma diciamolo alla gente. Diamo alla gente una speranza che nel futuro molto vicino si possa tornare a vivere una vita normale, perché sennò non ripartiamo mai. Vedi, Giorgio, io penso che sia una speranza. Perdonate l'intemerata, se vogliamo darla, diamola, ma è una speranza aleatoria, perché si parla ancora che il
picco, il famoso picco che ho capito, ma allora ragazzi, non arriva, non prima succede... di aprile, non arriva, allora, allora io ti dico una cosa, non sarà il 10 maggio, sarà il 17, sarà allora, quello che ti pare, io ti dico ma una non cosa, possiamo stare fermi mondo, alla paura di ora. Il mondo del tennis, che è lo sport che a me è molto vicino, certo. Il mondo del tennis, ha rinviato tutti i tornei, dagli slam ai 1000, ai 500, non riprenderà mai? Non riprenderà mai? Non riprenderà, se ne parla da giugno in poi. E allora, ma se ne parla? Ma sicuramente, se dobbiamo parlare da giugno in poi, il ciclismo ha rinviato, il ciclismo Tour de France non si non allora, è no, stato no, non lo faranno mai più? No, però non si fa le ma allora, cioè, ma allora dobbiamo parlare, maggio, era fine maggio. Ma io sto dicendo, questo. Dire che, no! Dire che il calcio non ripartirà il più, calcio, non è corretto. Il calcio, a ma differenza degli altri sport che hanno le vedute un pochino più larghe, il calcio vuole rimanere chiuso nel suo guscio. Siamo, purtroppo vuole, questo è il grosso non problema. Non può parlare di ripartire. Gli allenamenti sì, Lucia. Il 3 di aprile. No, dicevo, concordo pienamente con il tuo concetto e è anche la falsariga che sta seguendo, che stanno seguendo i maggiori organismi appunto del calcio, non soltanto italiano ma anche europeo, cioè l'addit principale è non si sa quando, ma il campionato verrà finito. Questa diciamo è la... è la cosa che viene, che si sta dicendo a più riprese, quindi non si può in questo momento, giustamente come dicono Vittorio e come dice Vittorio, identificare una data, perché al netto di quella che è la situazione oggi non si può identificare, però quello che si pensa di fare è di finire il campionato, quindi se sarà a maggio, se sarà a giugno, siamo aperti ad ogni scenario, lo ha detto lo stesso Gravina, si può giocare anche a luglio, quindi a luglio sarà agosto, quindi probabilmente il campionato, il prossimo campionato può essere posticipato, è già successo precedentemente, si sia iniziato ad ottobre, quindi le possibilità di andare avanti ci sono, non è importante la data, l'importante è che tutto finisca, poi sarà importante riprendere tutto quanto e ce lo dobbiamo dire perché tutto quanto riprenderà. Giorgio, vai Vito. No, io volevo precisare che io non ho mai detto che il calcio chiude, cioè io intendo che bisogna che si ricreino le condizioni di massima sicurezza certo, e non di precarietà, dice bene anche Enrico Rocitano, e quindi secondo me il passaggio sarà graduale, cioè per capirsi, non è che noi possiamo stabilire una data perché il coronavirus muore dalla sera alla mattina. Ci saranno delle condizioni in cui lo stesso governo, in particolare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deciderà che a un certo punto il pericolo è finito. Ma dobbiamo attendere, avere pazienza qualche settimana, perché come ricordava il collega, il picco prevede una situazione che può andare avanti anche fino almeno alla metà di aprile, e non pensiamo di dover riaprire gli impianti una settimana dopo che sono caduti i contagi oppure stanno scendendo tutte le problematiche. Ci sarà molto da lavorare, quindi la pazienza è d'obbligo, perché non possiamo assolutamente prevedere, e né tantomeno il signor Lotito e compagnia, che dice che vuol fare allenamento la prossima settimana. Io se lui dice questo lo farei arrestare, insomma, tra virgolette ovviamente, io da laziale me lo dico così, perché fare siccome Gravina ce n'ha già raccontate alcune nel sì, passato. Bravo, bravo, bravo. Lo dico sempre bravo. A livello sportivo ovviamente, bravo. Però non può pensare di... perché poi, e chiudo, vai, vai. Non è il problema solo dei giocatori che si allenano, è le famiglie e tutti quelli che i giocatori vedono un'ora dopo l'allenamento, cioè... è una follia. I dipendenti, gli impiegati che vivono, cioè che all'interno del centro sportivo. Ora, questo è correttamente giusto. Ripeto e rispiego la mia presa di posizione. La filosofia che accompagna questo sforzo editoriale è di tenere una finestra di speranza aperta, perché credo che tutti noi abbiamo voglia e diritto alla serenità e alla tranquillità. Per quel pochino
che si può fare, che posso fare, che possiamo fare, è cercare di tenere aperto questo spiraglio di finestra, senza chiudersi gli occhi facendo finta che non succeda niente. Ma ricordare sempre, lo dico ormai, è diventato un mantra per me, la bellissima, fantasmagorica, epocale commedia di Eduardo De Filippo ha lasciato una sentenza ad Afernia annuttata. E speriamo di essere arrivati vicino, speriamo di essere arrivati vicino all'inizio della fine della nottata. Io mi auguro con tutto il cuore questo, ed è per questo che ce lo auguriamo. Parlo sempre di quando si riprenderà. Ce lo auguriamo non se, tutti. Perché il quando è un modo certo, il se è un pochino più sfumato. Tutto è solo ed esclusivamente lì. Vi porto nuovamente a parlare di calcio subito dopo la pubblicità. Massimo Brigato, autore delle inquadrature di questa sera, supportato da Bobby in studio, manda in onda e poi torniamo a parlare. Vi invito a scegliere tra tre quello che per voi è il 10 vero della Fiorentina. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni effettive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede dei Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Chianti Banca Famiglia. Più banca in famiglia. Più vantaggi per tutti. Chianti Banca Famiglia. Una famiglia, una banca. Adria Sport organizza bellissimi tornei internazionali di calcio giovanile in Italia e all'estero. Mettiti in gioco con la tua squadra. Partecipa con Adria Sport. Per informazioni contattateci allo 0544 77 13 82 o visitate il sito www.adriasport.it. Siamo sempre a vostra disposizione. All'Outlet Grandi Firme trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo! Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Officina Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Autofficina Mauro. Zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza. Per te e per gli altri. Global Cargo. Tra i leader del settore trasporti e spedizioni internazionali. Le merci dell'azienda volano e navigano attraverso i 5 continenti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal ritiro in azienda allo sdoganamento e consegna. Specializzati in spedizioni di tutti i tipi, anche merce pericolosa e trasporti dedicati. Global Cargo, spedizioni per le aziende. Da 20 anni in tutto il mondo. Allora, ultimo blocco di trasmissione, c'è dentro tutto in questo blocco, ci sono immagini d'epoca che ricollegano la nostra voglia di ritorno alla normalità con tante belle cose,
se riusciamo, spero di sì, per non verificare il lavoro di Stefano Borgi, che è incommensurabile dal punto di vista dell'apporto. Tu non hai mai partecipato a un fotoquizzone? Sono curioso stasera di farti vedere. Allora, noi abbiamo scelto, Vittorio, Enrico, Lucia e anche Gabriele, io ho scelto, nella storia recente della Fiorentina, tre numeri 10. E questo mi è venuto in mente perché ascoltando Federico Buffa raccontare questi giorni di Nulla Cosmico televisivo determinati episodi della Nazionale, gli ho sentito fare un apprezzamento su un numero 10 che mi ha acceso la lampadina. Fra Roberto Baggio, Manuel Rui Costa e Giancarlo Antognoni, a gusto, a storia, a peso specifico, a tutto quello che vi pare, chi è il 10 vero della Fiorentina? Parto da te, Enrico. Poi entriamo per vedere le immagini tutti e tutti. Ditemi prima da chi tu un nome, le spiegazioni sulle immagini. Butto il nome? Un nome. Senza spiegazione. Dopo. Per me il 10. Giancarlo Antognoni. Vittorio, il 10 fra questi tre? Giancarlo Antognoni. Lucia? Giancarlo. Gabri? A dire quasi Roberto Baggio in realtà, non per però, libero, però comunque è stato il più grande, secondo me il più grande calciatore italiano di tutti i tempi, perché se non l'ho visto giocare per tanto tempo. Ma non era un numero chiaro. Già la diversità l'hai detta con queste parole, perché Roberto Baggio sarà sicuramente uno dei più grandi campioni italiani del mondo del calcio, però nell'ambito della Fiorentina credo che abbia contato molto meno di... anche perché è andato nell'ambito via della Fiorentina, dopo 3-4 anni mi sembra. Giustamente dopo, Giorgio ha aperto dicendo anni, per gusto, per qualità, per tutto. Io ho allettato dalle proposte, cosa allora, che Giancarlo Antognoni da ragazzo no, ma questo nessuno, nessuno lo... Il vostro singolo perché parte da Vittorio vedendo le immagini di Giancarlo Antognoni. Perché Giancarlo Antognoni, Vittorio, per te? Perché Giancarlo Antognoni era un playmaker. Era un uomo che è capace di lanciare a 20-25 metri sui piedi del compagno di squadra l'uomo davanti al portiere, perché era un regista. Roberto Baggio non era un regista, ragazzi, potete dire quello che volete, ma non era un playmaker. Poteva saltare anche 6 o 7 uomini Baggio, ma Antognoni aveva una finezza e un fosforo calcistico che non era paragonabile a nessun altro. Mi piace molto questa distinzione. Soltanto... Prego? Mi piace molto questa distinzione che stai facendo, Vittorio. Mi fa sorgere però una domanda. Per te il numero 10 è sulle spalle del regista? Sì. Sì. Io credo molto, sono un talebano per questo tipo, anche perché adesso il numero 10 non esiste più. Certo. Mettetela come volete, sia per le numerazioni e ci scappa un po' da ridere, ma soprattutto per le formule e questi strani moduli stile estrazione dell'otto, non c'è più un portatore di palla, una persona che dica adesso la squadra la guido io. Ecco, Antognoni faceva questo. Oltre alle sue qualità individuali, aveva una straordinaria visione periferica. Qui lo vediamo in dribbling che salta giocatori e tira. Però ragazzi, ma vi ricordate i suoi lanci dalla tre quarti campo, quando ancora si difendeva uomo nel calcio, non c'era la zona, non c'erano i 4-3-3, i 4-3-2-1, tutte queste stranezze? Lui era capace di fare tutto con la palla e soprattutto le difese non sapevano cosa avrebbe fatto. Questo è importante. Mentre adesso i giocatori sono troppo prevedibili, tu mi risponderai, ma Baggio non è di questi tempi. Io ti dico, hai ragione, ma Baggio era per me, usando un termine di basket, una straordinaria guardia. Bravo, bravo Vittorio, bravo Vittorio. Io aggiungo a tutto quello che ha detto in modo... Vuoti quello che ha detto in Vittorio. In modo splendido, aggiungo personalmente che mi piace Antognoni, bandiera della Fiorentina, che l'uomo bandiera ormai è scomparso in questo calcio moderno. Io amo sempre il calcio che fu e quindi per me Antognoni, al di là di tutte le qualità che ha ben spiegato Vittorio, aggiungo questo, della Fiorentina era veramente l'emblema. Lucia, per te perché? No.
Chioso, sì, Giancarlo Antonioni, come ho ribadito prima, mi unisco a Enrico dicendo una delle ultime bandiere nel nostro calcio. In Serie A ha vestito soltanto la maglia della Fiorentina, ha finito per un breve periodo a Losanna in Svizzera. La sua carriera nella Fiorentina è rimasta dal 72 all'87, una cosa impensabile oggi che un giocatore rimanga nella stessa squadra tutto questo tempo, che scelga di rimanere in una squadra che si sente i colori e l'appartenenza alla maglia. Voglio dire, non ultimo, forse rimarrà uno degli ultimi Totti, no? nella storia recente. In mezzo poi, vabbè, divenne anche campione del mondo, ha vinto pochissimo, però non gli è importato questo alla fine, Giorgio, perché lui si sentiva di rimanere alla Fiorentina e cercare di portarla il più in alto possibile. Ecco, secondo me sono tutte doti che, quelle che ha detto ed ha citato Vittorio, fanno un numero 10. Bravi ragazzi, mi siete piaciuti in questa scelta. Vado da Gabriele, che si era distaccato anche per età, facendoti vedere Roberto Baggio. E allora ti chiedo, il Baggio vero qual è stato? Quello della Juventus, quello del Milan, quello dell'Inter, quello del Bologna o quello del Brescia? Te ne dico due, perché te ne dico due perché purtroppo Roberto Baggio ha sempre avuto problemi alle ginocchia e quindi non è mai stato intero, purtroppo. Te ne dico due, secondo me il primo e l'ultimo, quello della Fiorentina. Qui, guarda, proprio quando si è fatto male. Quello della Fiorentina e quello del Brescia. Io chiaramente ho potuto guardare solamente, insomma, quello, l'ultimo, e per pochi anni, perché comunque ha smesso di giocare nel 2004, quindi io avevo 10 anni, quindi insomma purtroppo non l'ho potuto vedere di giocare. E chiaramente non vorrei passare per blasfemo, Giancarlo Antonioni sarà per sempre l'unico 10 di Firenze, però per me il 10 gioca più avanti. Tra l'altro si vocifera che il prossimo anno questa maglia possa finire sulle spalle di un calciatore che gioca a metà campo per la Fiorentina, quindi Castrovilli. Quindi non è, insomma, non, è potrebbe, un, non sono no, delle brutte spalle. Però, eh? No, no, certo, sono delle brutte certo, spalle. Certo. Però al di là di questo, insomma, per me, per il mio modo di vedere, il 10 gioca un po' più avanti, quindi Roberto Baggio, dico un altro, Cassano, insomma, uno un pochino più, che ha, tra l'altro ha avuto il 10 anche agli europei del 2012 in nazionale, quindi insomma per me è quello che gioca dalla tre quarti fino a dentro l'area di rigore. Uno come poteva essere anche Giuseppe Rossi nella Fiorentina, tanto per fare, quindi giustifico così un po' la mia scelta. Vittorio, per te Baggio, sì, qual è stato quello vero di tutte le maglie che ha avuto? Secondo me il periodo fra l'ultimo anno della Fiorentina ed il primo della Juventus, secondo me. È stato il momento, secondo me, top. Perché, sai, certi giocatori vanno visti anche nel contesto in cui giocano, no? E quindi non è tanto semplice. Sembra banale dire che, insomma, lui va a giocare alla Juventus e giocherà bene lo stesso. Invece lui si è, diciamo, trasformato anche in una posizione diversa anche di gerarchia che aveva a Firenze, e quindi è stato molto bravo. Però io ho capito dove vuole arrivare Gabriele, perché a lui gli piacciono tutti i giocatori che però non sono playmaker. Bravo. Perché Cassano, nella sua follia calcistica, giocava in una porzione di campo assolutamente diversa da quella in cui giocava per esempio Antonioni. Io, se mi consenti, vorrei paragonarlo, Antonioni, con le dovute categorie, a due altri grandi numeri 10, e sono Giancarlo De Sisti nella Fiorentina e Frustalupi nella Lazio. Ecco, i playmaker erano questi, erano loro che imbeccavano i Cassano o i Baggio della situazione, capito? Cioè è un gioco perverso in quel senso lì, capito? Cioè è diverso, cioè la palla arrivava a Baggio o arrivava a Cassano, citate qualsiasi altro esempio di giocatore, ma prima la toccava il regista, il grande interprete, il grande direttore di orchestra, e questi erano Giancarlo Antonioni. E io ho voluto fare questa citazione. Bravissimo. Perché ma forse no, perché io sono di una generazione diversa, forse anche per quello è Vittorio. Ma per chi sa di calcio, come sa di calcio Vittorio Betti, non suoni blasfemo aver avvicinato Mario Frustalupi a Giancarlo Antonioni. La differenza di classe tra i due è ho detto con enorme. Le dovute categorie, infatti. Però sono due accostamenti, è un accostamento perfetto, perché sono
quelli che fanno girare il motore davvero delle squadre. Lucia, per te quale Baggio è stato, vero? Ma senti, io ho un ricordo ovviamente un po' leggero di Baggio, perché purtroppo non l'ho potuto vivere in piena sua attività. Posso dire di Baggio che è stato, cioè il suo gioco di Baggio era purezza, secondo me, allo stato puro, cioè quel gesto tecnico, la pulizia del movimento, la velocità nel pensiero, nelle giocate. Ecco, di lui ricordo questo, cioè questa pulizia all'interno del suo calcio. Do ragione a Vittorio nella sua analisi, perché più che a quella di Gabriele, perché credo rispecchi di più il suo modo di giocare. Però insomma, di questi personaggi va ricordato quello che hanno fatto sul campo, a prescindere, secondo me, a Giorgio, anche dalla posizione in campo, perché di loro si ricorda un calcio veramente sublime, che in pochi possono avere nel corso, insomma, di una carriera. Guardate, loro ce l'hanno avuto, guardate questa roba, questa in roba, tutte le squadre in cui sono stati. È vero, forse dalla Fiorentina alla Juve è stato il miglior momento di Baggio, però ecco, insomma, le sue giocate ce le ricordiamo e ce le ricorderemo sempre, ecco. Parlo di gusto, Enrico, non quindi no. Dato estremamente soggettivo. Baggio Del Piero nella Juve, Baggio nella Juve Del Piero, gusto soggettivo tuo, sempre Del Piero, perché ripeto, a me, io sono un sentimentale, mi piacciono le bandiere, e quindi Del Piero per me è il massimo della Juve. Di Baggio ti posso dire che lui ha fatto la differenza in qualunque squadra abbia giocato, in tutte quelle che è andato, e in nazionale ha sempre fatto la differenza. Però io, essendo un sentimentale, ho ammirato Baggio, il Baggio dell'ultimo periodo, Bologna. Cioè quello di Brescia. No, prima l'ultimo. Quello di Brescia, sì, perché là Baggio giocava per divertimento, per passione, per fare del bene alla squadra, quindi giocava libero, e allora faceva vedere le cose più belle che ha fatto vedere complessivamente tutte le altre squadre, ma nel Brescia in modo particolare. Giorgio, chiedo ausilio alla regia per mandare in onda delle immagini che ho qua, perché se il 10 era il numero della fantasia, il 4 era il numero del mediano, come è il 4 il numero che aveva Beppe Iachini quando hai avvertito, abbiamo... Massimo Brigato, che volevi fare sta cosa, perché sono no quando si può dalla regia, insomma, aspettiamo un attimo, intanto vai pure. Allora Massimo, prima che tu sbarelli totalmente, Gabriele ti ha mandato delle immagini, quando le avrai lavorate, le avrai sistemate, le possiamo così tornare, perché è una cosina, sì, carina, che riguarda un pezzetto di Fiorentina moderna. Esatto, no? Sì. Sì. Intanto ritorno da Enrico Roscitano, anche se ancora non possiamo usare le immagini di cui parliamo adesso, perché Massimo Brigato non è una piovra che ha 82 mani, se fa una cosa non ne può fare un'altra. Enrico, in questo terzetto Manuel Rui Costa è lontano dai due quanto? Tanto o poco? No, tanto sicuramente no, anche lui ha lasciato una bella impronta nella Fiorentina e poi nel Milan, dove è andato a giocare. Quindi una cosa che è scappata a tanti. Lui ha dichiarato in un'intervista rilasciata al sito della Lega Portoghese, raccontando tutte le sue varie esperienze, a un certo punto ha detto: poi finalmente sono andato a giocare nel Milan, la squadra dove speravo di andare sempre a giocare, perché era quella che avevo sempre voluto. L'avevo letto anch'io, però devo dire che gli anni che ha trascorso alla Fiorentina ha sempre dato il massimo di se stesso, e probabilmente neanche lui era un playmaker inteso come lo intende Vittorio, ma sicuramente si avvicinava molto anche a Antognoni come tipo di gioco, perché era uno che scorazzava lungo tutto il campo, aiutava la difesa, aveva il tiro da lontano, quindi non credo che sia lontanissimo dai due giocatori che l'hanno preceduto nel commento. Lucia, quanta distanza c'è da Rui Costa agli altri due? Ma
No, allora, io posso dire che Rui Costa è stato uno dei giocatori portoghesi probabilmente più importanti e di carisma che ci sono stati. È arrivato Viola, se non sbaglio, nell'estate del 94, e cioè qui a Firenze si è fatto amare subito. Poi con Ancelotto, proprio come dicevi tu, ha vinto con i rossoneri, sì, praticamente tutto. È stato, diciamo, di una classe, di un'eleganza sopraffina, insomma, ce lo ricordiamo tutti, e ha consentito, insomma, di diventare uno dei più grandi calciatori portoghesi di sempre, come ho detto poco fa. E mi ricordo questa curiosità che a scoprire Manuel Rui Costa fu proprio Eusebio, non so se vi ricordate, e insomma lui disse proprio di Manuel Rui Costa, che all'epoca disse diventerà uno dei più grandi campioni, ed infatti questo è stato. Non so se paragonarlo, insomma, a Giancarlo Antognoni e Baggio, però ecco, devo dire che si fa fatica, parlando di questi tre nomi, a dire chi è stato il più grande, ecco. Vittorio, ti chiamo in causa per il verdetto finale, anche per te, se c'è, se non c'è più. Vittorio, ce l'abbiamo ancora, Massimo? No. Forse io abbiamo... vi vedo. Ah, ci sei. Mi basta sentirti. Quant'è la distanza, secondo te, Vittorio, di Rui Costa dagli altri due? E ti giro anche un'aggiunta di un messaggio che ha selezionato Gabriele. In questo terzetto, dato per scontato che non ha mai vestito la maglia della Fiorentina, ma uno come Zola ce lo metteresti? Ce lo metterei, sì. E per risponderti su Rui Costa, io ti dico, sarò accusato di eresia, in particolare da Gabriele Taverni, ma il Rui Costa io lo metto al secondo posto nel mio podio. Davanti a? Perché? Perché tanto bisogna sempre discutere della posizione in campo. Cioè Rui Costa ha sempre giocato in una posizione diversa da quella di Baggio, perché a lui gli si diceva anche spesso: prendi la palla, scarta due o tre uomini e vai davanti al portiere. Rui Costa era più un mezzo, diciamo, un tre quarti di regista. Quindi a me non dispiace inserirlo al secondo posto in questo nostro podio. Quindi io la medaglia d'argento la darei a Rui Costa, la medaglia di bronzo sarò accusato appunto di eresia, la do a Baggio, ma la do medaglia d'oro per quello che ha fatto Baggio in un altro ruolo, in un'altra posizione del campo. E inserendo Zola? Ecco, Zola è più vicino a Baggio, secondo me. Più vicino a Baggio. Giusto. Perché non chiedere a Zola di fare il regista, perché non lo sa fare. Sì, no. Giusto, giustissimo. Considerazione perfetta, di una nitidezza anche tattica veramente, veramente esagerata. Non riusciamo a vedere quel giochino c'è lì. C'è stato però un retroscena, no, questa è un'altra cosa. L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato, sì, a Fiorentina, alla redazione di FiorentinaNews.com, e ha rivelato un retroscena di mercato, diciamo, dell'ultima estate. Ha detto: se ha commesso un errore è quello di non aver ascoltato Pradè in alcuni dettagli, che avrebbe potuto cambiare molto già da subito all'interno della Rosa Viola. E mi riferisco, ha detto Brovarone, fatto di non confermare Montella e alla cessione di Federico Chiesa. La Fiorentina, cioè, sarebbe stata... Pradè avrebbe suggerito, secondo Brovarone, ha commesso, di non tenere Montella e di vendere Chiesa. Sì, esatto. Cioè tutto il contrario di quello che voleva fare commesso. Esatto, sì. Giorgio, quindi poi eccomi, Vito. È andata così. No, ti do una notizia dell'ultima ora, che è confermata. Grazie. Anche dai siti dei principali quotidiani, perché è morto fa. Aiuto. La notizia è delle 21:55, quindi appena 8 minuti fa, se non vado errato nel mio timer che vedo qui al computer, è morto per il coronavirus l'ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, che tutti noi conosciamo, insomma, perché è stato un grande presidente del Real Madrid. Si era aggravato dopo la positività al coronavirus lo scorso 17 marzo, quindi se n'è andato praticamente in pochi giorni. Forse anche questa notizia rientra nell'ambito dei messaggi, neanche tanto subliminali, che questa situazione deve dare al mondo del calcio. Cioè il mondo del calcio si deve calare nella realtà. Dovremmo avere le immagini, sì, eccole qua. Arriviamo. Adesso grazie a Massimo Brigato che ce l'ha fatta. Il mondo del calcio, anche di fronte alla notizia della scomparsa dell'ex presidente del Real, come ha detto Vittorio Betti, deve rendersi conto che prima
dei suoi interessi, parlo degli interessi del mondo del calcio, ci sono gli interessi del resto. Ma parlo di interessi, parlo di interessi meramente economici. Allora, cosa avevi trovato, Gabriele, di così carino che legava il passato della Fiorentina al presente? Non so se abbiamo le immagini, Massimo, se sono già disponibili. Sono eccole qua, sì. Eccole qua, questo qua è un gol questo di... Questo 4 lo conosco. È Giuseppe Iachini, esatto, che ha fatto questo assist per Napoli contro l'Auxerre. Se non erro, è il match che poi questo permise... Questo è Napoli. Quello lì in basso è proprio Giuseppe Iachini che esulta, insomma, in modo davvero rabbioso, insomma, gioioso e rabbioso allo stesso tempo. Contro l'Auxerre, partita che permise poi alla Fiorentina di accedere alle semifinali di Coppa UEFA. Mi scuso con Massimo in regia per l'intrusione. Bravo, così siamo a postissimo. Avete visto come al volo si riesca a risolvere tutte le varie problematiche. Visto? Testimonianza anche di un passato che a volte ritorna sotto tanti punti. Sì, poi è attuale, considerando che Iachini è sempre l'allenatore della Giorgio. Fiorentina. Eccomi, Vito. No, Iachini era il classico numero 4, cioè il mediano. Assolutamente. Colui che poco spesso, aggiungo io, a quei tempi si sganciava 25-30 metri più avanti. Io, mi viene in mente, per una sorta di paragone, te lo ricordi Esposito nella Fiorentina che vinse lo scudetto nel 68-69, perché lui era il classico giocatore che doveva essere il collante fra il pacchetto difensivo, che era composto da Rogora e Mancin, poi c'era Ferrante e Brizzi e poi c'era l'Esposito che stava una quindicina di metri, non di più, avanti, perché a quei tempi gli allenatori erano molto, molto seri, nel senso, attenzione, non devi guadagnare troppo spazio perché qui si difende a uomo e si deve coprire in un certo modo le ripartenze degli avversari. Comunque, ecco, Iachini, che non aveva dei piedi scolpiti da Benvenuto Cellini, però era uno che, insomma, alla fine dei salmi, qualcosa, soprattutto per la sua irruenza tattica, dava di contributo alla squadra anche nella tre quarti campo offensiva. La natura non ti ha dato né lo spunto della punta né del 10, che peccato, nella canzone dedicata al mediano di Ligabue, quindi direi che è perfetto. Come dicevano vecchi colleghi giornalisti, che non aveva i piedi scolpiti nella roccia. Sì, sì, bravissimo. Andrea cita un altro numero 10 che in realtà ha citato già Vittorio, Antonioni Baggio Ricosta, ci dice tutto ok, ma Picchio desisti? E infatti Vittorio è stato quello... Ma guardate, per i giovani che sono allo schermo adesso, andate a vedere che cosa faceva Mario Frustalupi, perché vedrete quanta realtà e verità c'è nell'accorpamento con Mario Frustalupi, disgraziatissimo. Ma tu guarda, Giorgio, scusami, vai. Se mi inserisco. Vai. Tu guarda quanto migliorò ai tempi del mancato scudetto per il famoso rigore di Catanzaro, che grida vendetta ancora a Juventus Catanzaro e compagnia cantante, Bredi e via, e poi lo 0-0 a Cagliari. Ma pensa quanto lui migliorò un giocatore che rispondeva al nome e cognome nella Fiorentina di Eraldo Pecci, perché Pecci accanto a Antonioni fece una trasformazione straordinaria, il vero numero 8, perché ci sono i numeri 10 ma ci sono anche i numeri 8 a quei tempi, e Pecci, che doveva essere, diciamo, il vice playmaker, a Firenze si trasformò, non era il Pecci di Bologna, Pecci di Firenze che vogliamo ricordare, capito? Bella questa interpretazione, sì, perché nella storia di Eraldo Pecci nessuno l'ha mai dato come, virgolette, figlio di Antonioni, nessuno ha mai ricordato quanto possa essere valso stare con Antonioni, sotto Antonioni, per il Pecci del poi, vero Enrico? Mi trovo d'accordo, sì, ma stasera siamo d'accordo su tutto. Mi preoccupa la cosa, che Vittorio. Siate così d'accordo, mi preoccupa. No, ritorniamo al passato, perché eravamo d'accordo. Eravate una gran coppia. Lucia, invece, per ritornare un pochino alla Fiorentina della tua storia professionale calcistica, in cima ci metti... Massimo, la senti? Tu la senti, io non la sento, No. La sentiamo in onda, Lucia? Nemmeno io. Neanche. Luci, prova a parlare? No.
Allora, nel momento in cui abbiamo avuto quel piccolo inghippo... Abbiamo Giorgio, una domanda per Vittorio, anche se torniamo insomma all'argomento purtroppo coronavirus, perché ci chiedono, di giornata. No, ci chiedono insomma, su 34.000 Vittorio, persone vaccinate a Bergamo e a Brescia per emergenza meningite qualche tempo fa, sarà un caso che oggi è la zona più colpita, ce lo chiedono anche per te. Cioè fare un legame tra il contagio meningite esatto, e poi coronavirus. Ci sono due messaggi di questo tipo. Sì. Vittorio ne sa più di sai, questo noi non possiamo valutarlo, ne abbiamo diciamo la qualità per poterlo fare, nessuno, io per primo non sono demandato o deputato a questo tipo di risposte, però certo è che la situazione, se il professor Le Foche, che è un noto immunologo e il capo del Dipartimento di Immunologia l'Umberto I, ci dice che questa polveriera è esplosa con 45.000 persone a contatto in poche ore a Milano e dintorni per Atalanta e Valencia, io mi preoccupo, cioè sono preoccupato, perché in fin dei conti si stava a cercare il paziente zero a Codogno in provincia di Treviso o nel Veneto, e invece non ci ricordavamo o non avevamo preso in considerazione questa bomba atomica che è esplosa a San Siro. E dico anche questo, Giorgio, se mi consenti, perché in quei giorni in cui è cominciata l'emergenza in Italia si è giocata a porte aperte una partita che grida, secondo me, vendetta. Bravo. E cioè Fiorentina-Milan. Non era possibile giocare quella partita a porte aperte con 3.000 tifosi giunti dalla Lombardia e dintorni a Firenze. Devo dirti che, siccome i giorni sono passati, meno male che quella partita non ha fatto scatenare l'ira di Dio, perché sennò, ragazzi, quello era un fatto per me incomprensibile. Come si fa a giocare Fiorentina-Milan a porte aperte? Quando nel pomeriggio, aiutami se sbaglio, Giorgio, era stata annullata la partita fra Ascoli e Cremonese, mi pare, esatto, in Serie B. Nel pomeriggio. Nello stesso pomeriggio. Ma a questo ti posso aggiungere che la settimana prima era stata giocata Alessandria-Pianese con i giocatori poi della Pianese risultati positivi al coronavirus. Allora, io non so se Lucia è ritornata in collegamento con noi. Ci proviamo. Luci? No, non ti sentiamo più. Ne approfitto per salutarti e per darti appuntamento per domani sera. Tanto ci ritroviamo ancora, Lucia Petraroli, grazie. Vittorio, 60 secondi a te per chiudere la serata, per A, tracciare qualche cosa su Giallo Toscana, B, per sottolineare tutti gli appuntamenti speciali sul coronavirus che la redazione news di Toscana TV effettua settimanalmente. Ti ringrazio moltissimo, proprio ti rubo 30 e non 60 secondi per dirti che fra poco ci sarà una puntata di Giallo Toscana ancora con lo scenario dell'emergenza coronavirus in ambito giudiziario. Parleremo della situazione giudiziaria in Toscana, dei palazzi di giustizia, dei processi che vengono annullati, di quello, vedi, i palazzi di giustizia chiudono, o stanno chiudendo, o alcuni hanno già chiuso, e non si parla invece di partite che purtroppo si sono disputate a porte aperte. Parleremo anche della situazione delle carceri, perché come tu sai, in queste settimane ci sono state anche delle rivolte in molti penitenziari italiani, con molti morti, fra l'altro, vedi Modena, e quindi cercheremo di darci un indirizzo di questo tipo, però sempre con un titolo principale: hashtag andrà tutto bene, come del resto gli speciali di Toscana TV, che sono il martedì ed il giovedì alle 21:15, con tantissimi collegamenti da ogni parte della Toscana. Non vogliamo fare la lettura dei numeri, ma cerchiamo di entrare nelle case per dare consigli e dare soprattutto speranza. Hashtag andrà tutto bene. Grazie a Vittorio Betti, che oltre a tutto questo carico di lavoro si sobbarca anche il sabato sera per stare in nostra compagnia. Grazie e aprirci orizzonti di vedute completamente diverse dalle nostre. Grazie Vito, a sabato prossimo, buon lavoro. Grazie a voi.
Grazie a Enrico Rocitano, buona settimana, grazie, ci sentiamo la prossima. Grazie Gabriele Taverni. Grazie a te Giorgio e grazie a voi che anche stasera ci avete scritto davvero in tantissimi e noi non finiremo mai di ringraziarvi per questo. Grazie a Massimo Brigato, ripeto, autore dell'inquadratura di questa sera, e a Bobby in studio. Sigla di chiusura, buona prosecuzione di serata. Strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Global Cargo, tra i leader del settore porti e spedizioni internazionali. Le merci della tua azienda volano e navigano attraverso i 5 continenti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal ritiro in